1, 2, 3, prova, prova, prova. Uno, due, tre, uno, due, tre, prova, 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 prova. Prova, 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 uno, due, tre. Prova, prova, prova il microfono, prova il microfono. Uno, due, tre, prova. Prova il microfono, prova il microfono. Uno, due, tre, prova. Pa, 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 pa. Un, due, tre, sì. Ah. Uno, due, tre, prova, sì, prova, prova, sì, prova, prova. Prova, prova, sì, uno, due, tre. Ah, 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 ah. Pa 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 pa. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre, pronto, sì, ah, prova, prova, sì, ah, ah, ah. Un, due, tre. Pa, pa, pa. Un, due, tre, prova, sì, prova, prova, sì, un, due, tre, prova, bene.
Ma dai, la mia casa è a me.
Thank you.
Gentili amiche, gentili amici della Palamano, benvenuti al Palacalbola per la settima giornata del girone di ritorno, dove si affrontano la Palamano Trieste e il Cassano Magnago. Veniamo quindi alle formazioni delle squadre, partendo dai Lombardi con il numero 1 Ivan Ilic, con il numero 2 Ivan Francesco Sisci, 5 Marco Fantinato, 8 Thomas Bortoli, 10 Alessio Moretti, 12 Luca Monciardini, 19 Gabriele Giuseppe Seita, 23 Marco Lamendola, 29 Filippo Branca, 30 Stefano Bassanese, 72 Massimiliano Possamai, 77 Mattia Dorio, 85 Federico Mazza, 92 Adrian Iballi, 93 Nicolò Giulio Riva, allenatore Davide Colec. Per quello che concerne la Palamano Trieste, con il numero 5 Gianluca Dapiran, 6 Giacomo Rovatin, 7 Gabriel Mazzarol, 9 Alex Pernic, 10 Nicola Popovic, 12 Marco Milovanovic, 13 Massimiliano Di Nardo, 14 Igor Milovic, 15 Aleksandar Stojanovic, 16 Nicolò Zoppetti, 17 Enrico Valdemarin, 18 Davide Parisato, 19 Marco Visintin Capitano, 23 Francesco Bosco, 33 Luca Sandrin, 77 Adam Bratkovic, allenatore Sasha Ilic. Arbitri dell'incontro, signori Dionisi e Maccarone. E diciamo che la novità di giornata è rappresentata dal cambio in panchina da parte di Trieste con Sasha Ilic, ex allenatore di Carpi, che negli anni 90 ha giocato con il Rubiera. E quindi veniamo subito a commentare questo match. Sì, buonasera a tutti, sono Andrea Carpanese, sono tornato a Chiarvola dopo un po' di tempo, ma sono contento di essere qui con Denis a commentare questa partita fondamentale per Trieste, per cercare di uscire dai bassi fondi della classifica, importante anche per il Cassano per cercare di accumulare punti e fare un bel finale di stagione. Sicuramente partita importantissima, Trieste attaccherà da sinistra verso destra dei vostri tre schermi con la maglia bianco-rossa, dalla parte opposta il Cassano Magnago con la maglia bianco-granata. Quasi tutto pronto quindi per questo match della settima giornata del girone di ritorno. Ricordiamo che nel turno precedente, nel turno infrasettimanale, Trieste ha perso all'Avis contro il Bressano per 24-18, mentre Cassano Magnago si è imposta con Sassari di due lunghezze 29-27. Andiamo quindi subito in cronaca con il primo possesso che è in mano di Cassano. Che partita ti aspetti? Ma sarà sicuramente una partita combattuta. Trieste ha cambiato allenatore, ha fame di vittoria, ha bisogno di vincere e sono sicuro che farà una bella partita, soprattutto di cuore e di grinta, che in questo momento è la cosa più importante. Abbiamo già visto nella prima azione molta aggressività in difesa, una solita 6-0 di Trieste con Di Nardo e Visintin terzi e Dapiran Bratkovic secondi. Molto aggressivi e bisogna subito iniziare forte per dare un segnale importante alla squadra avversaria, ma anche per dare coraggio ai propri giocatori. E c'è quindi la prima rete da parte della formazione lombarda con Moretti, un giocatore veramente importante da tenere sicuramente di fare attenzione, diciamo, per quello che concerne la difesa biancorossa schierata con il classico 6-0. Ora Trieste quindi si porta in avanti, possesso per la formazione di casa con Milovic per Popovic, Rovatin, Popovic, Milovic, Popovic al centro per Di Nardo, quindi cambio gioco qui per Bratkovic che prova il tiro e c'è la pronta parata dell'estremo difensore ospite, però il possesso rimane sempre in favore dei biancorossi, che stanno quindi attaccando. Grande difesa anche da parte di Cassano Bagnago in questi primi istanti di partita. Sì, Trieste comunque si è creata una buona occasione,
e Bratkovic aveva un buon angolo di tiro per le sue capacità sicuramente. Adesso vediamo, ecco, buona scalata per Trieste con il gol di Dapiran. E Ilic comunque un forte portiere e in questo caso anche bravo Dapiran a realizzare. Ecco, ricordiamo Dapiran non proprio al top della condizione, visto che sabato scorso ha subito un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare la partita infrasettimanale di mercoledì scorso, e oggi sta stringendo i denti, come si suol dire, ed è partito sin dal primo minuto. Beh, Dapiran sicuramente un giocatore importante per Trieste, sia in difesa che in attacco, è un giocatore di caratura, diciamo, internazionale, oltre a esperienze fuori in Spagna, anche in nazionale ha fatto molto bene in questi ultimi appuntamenti, e sicuramente per Trieste è fondamentale. Ricordiamo quindi il punteggio 1 pari quando siamo giunti quasi al terzo minuto di gioco, con il Cassano in avanti, Moretti per Mazza, poi nuovamente per Moretti, si accentra Branca, possesso di Cassano che cerca di scalfire la difesa giuliana, e c'è quindi infrazione commessa dai danni di Trieste. Il possesso rimane sempre in favore di Cassano con questo 9 metri già battuto. Partita subito vivace. Sì, sicuramente vivace, con buoni ritmi, una buona palla a mano. Ecco il gol di Mazza da centrale, un ragazzo giovane arrivato quest'anno a Cassano, che pian piano sta prendendo anche lui fiducia nei suoi mezzi e sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. Ma bisogna fare attenzione al contropiede, va a segno Branca. Quindi doppio vantaggio per il Cassano Maiano, che si porta sul 3-1 quando siamo giunti al quarto minuto di questa prima frazione. Ora il possesso passa in favore dei giuliani con Popovic Rovatin per Milovic, quindi Popovic, Rovatin, Milovic, Bratkovic, Milovic al centro per Rovatin, quindi Popovic prova il tiro e la palla che va di poco sopra la traversa, quindi nulla di fatto e può ripartire Cassano Maniago. Era un buon tiro per Nicola, ha tirato anche abbastanza solo, indisturbato sul doppio blocco di Bratkovic e di Nardo, e peccato che un po' la sensazione che gli sia sfuggita un po' la mano nella chiusura del tiro, ecco, e allora il tiro è andato alto sopra la traversa. Quindi azione che sfuma, risultato che rimane sempre invariato, 3-1 per la formazione che ora sta attaccando, quindi Moretti per Dorio, quindi Mazza per Moretti, fase concitata in attacco per la formazione ospite, quindi 9 metri, soprattutto il gioco viene fermato, sì, quindi riprende. Mazza per Moretti, quindi Mazza che viene fermato in maniera fallosa da Di Nardo. Sì, il gioco di Cassano è abbastanza evidente, come vogliono portare un giocatore forte sull'uno contro uno come Mazza, ecco, che va a attaccare sui nostri terzi e magari costringerli un attimo a farli lavorare molto e poi saltare, come in questo caso, facendo un incrocio e liberando il tiro di Fantinato. Abbiamo quindi l'azione offensiva da parte di Trieste che sfuma. Trieste non ha iniziato proprio nel migliore dei modi in fase offensiva, ha sprecato qualche soluzione, e quindi dalla parte opposta subito Cassano Maniago si fa avanti e realizza con Bortoli la quinta rete contro l'unica di Trieste. E subito coach Ilic a chiamare il minuto di sospensione per fermare questa folata iniziale da parte dei Lombardi. Beh, Cassano è partito meglio sicuramente, ma comunque Trieste c'è, sicuramente ha pagato un po' probabilmente il nervosismo e un po' questa situazione in cui si trova in questo momento. Però si vede che sono comunque determinate, anche le occasioni se le era create, ha imposto comunque un buon ritmo di gioco, sembrano magari azioni un po' frettolose, ma però bisogna accelerare e bisogna anche trovare queste soluzioni. Magari adesso non vanno, ma col proseguo della partita vediamo se
riusciamo, con cercando di tenere alto ritmo, di cercare soluzioni più facili, ecco, perché vediamo che difesa schierata, comunque Cassano è molto tosto e dobbiamo trovare diverse soluzioni. Quindi è terminato il time out, le due formazioni rientrano in campo e si ripartirà con la battuta a centrocampo in favore di Trieste. Quindi Robatin per Milovic, Vlatkovic, Milovic in palleggio al centro per Robatin, l'avversario opposto Popovic, Robatin, Milovic, Robatin, Popovic in palleggio che prova a penetrare, poi azione offensiva che si sta sviluppando in favore di Trieste, spreca la palla, perde palla malamente la formazione giuliana, in contropiede si fa sotto, realizza Branca la sesta rete, diciamo un peccato aver sprecato questa azione offensiva da parte dei biancorossi. Sì, bisogna fare complimenti adesso alla difesa di Cassano, si è visto un po' anche un leggero cambiamento di gioco rispetto alle ultime volte per Trieste, con che cerca di più movimento d'attacco, ecco, questo qui a volte può portare a un'occasione facile, come tutta una serie di incroci possono portare anche ad errori tecnici come che sono venuto adesso. Diciamo che Trieste deve fare particolarmente attenzione alle ripartenze, ai contropiedi di Cassano che si sono sviluppati in maniera abbastanza efficace. Sì, Cassano con un'ottima difesa permette anche di andare veloce in prima fase, in seconda fase, e questo qua sicuramente è un marchio di fabbrica della squadra di Kolec. Sono giovani, sono in tanti, è una squadra molto completa e possono permettersi di tenere alto il ritmo del gioco per tutto il proseguo della partita. Qua c'è la munizione combinata ad Orio nel frattempo. Gioco fermo, si prende adesso appunto con Di Nardo per Robatin, quindi Milovic, Robatin, avversario opposto Popovic, Robatin in palleggio per Milovic, braccato da due giocatori lombardi, qui 9 metri per Trieste, azione che deve cercare di portare a buon fine la formazione di coach Ilic, il tiro da parte di Milovic che va ampiamente sopra la traversa, quindi nulla di fatto, e Trieste che nei primi 8 minuti ha siglato solo un gol, quindi abbastanza difficoltà sul piano d'attacco, e ora quindi Cassano riprende la sua marcia offensiva, bisogna cambiare sicuramente da parte di Trieste l'intensità e soprattutto anche la precisione. Ma sì, bisogna un attimo sciogliersi un po' di più, buttare fuori il nervosismo, ma adesso abbiamo visto anche un cambio di difesa, però Cassano adesso è una squadra abbastanza in salute, ha avuto un calendario difficile le ultime partite, ma però ha sempre giocato alla pari anche con le squadre che stanno sopra di lui, è una squadra tosta, non dimentichiamo che ai vertici della pallamano italiana già da qualche anno. Ripariamo quindi con la cronaca, e la formazione giuliana si pone in attacco, Popovic prova il tiro che viene diciamo in parte fermato dalla difesa dei lombardi, ma il possesso rimane sempre in fuori di testa, Vlatkovic, Robatin, Popovic, quindi prova Di Nardo che realizza la seconda rete per la formazione di casa contro le 7 di Cassano Maniago, che ora riprende in attacco il proprio possesso. L'importante forse è stato sbloccarsi da parte di Trieste in questo caso. Ma sicuramente, anche avere più pazienza in attacco, magari si può andare incontro anche a meno errori che poi comportano una seconda fase, un contropiede per la squadra avversaria. Cassano è sicuramente forte in questo fondamentale,
e noi dobbiamo limitare gli errori tecnici in attacco per poi, ecco, trovare una buonissima soluzione con i pivot come Pernic e Di Nardo. Quindi Pernic in rete, Trieste che fa un compie un mini break 2-0 e subito che sono Maniago si porta in avanti e realizza la sua ottava rete quando siamo giunti a un terzo del primo tempo. Trieste 3, Cassano Maniago 8, con i Giuliani quindi che impostano l'azione offensiva. Prova un po' a mischiare le carte il coach Trieste, realizza subito la formazione di casa con Popovic, 8-4 il risultato. Ha avuto una reazione la formazione di casa ed ora spreca Cassano e quindi Trieste può ripartire. Popovic, il palleggio si accentra. Poi c'è il fallo combinato nei confronti di Di Nardo, 9 metri per Trieste, quindi Rovatin, Popovic, Bratkovic, Popovic al centro di postazione offensiva, Rovatin, Popovic, penetra e trova la rete! Trieste 5, Cassano Maniago 8, ora sono 3 le distanze che separano le due formazioni. Qui Trieste che ha trovato una reazione abbastanza concreta e producendo un break. Sì, abbiamo visto che è uscito Milovic per evidenti problemi fisici, anche lui era arrivato a Trieste non in perfette condizioni fisiche, poi è stato falcidiato dal Covid, non è mai riuscito a rientrare in forma. È un giocatore importante per Trieste, però se non è in condizione fisica è un po' difficile giocare. Abbiamo un po' di problemi in difesa, sicuramente anche difesa schierata, bisogna essere un po' più duri. Bravo Cassano a trovare i nostri punti deboli. E adesso l'importante comunque era anche sbloccarsi in attacco e adesso con un po' più di determinazione di fare qualche bella difesa che poi magari ti può aiutare e portare anche qualche gol facile in contropiede. Ripriamo quindi la cronaca con Trieste in avanti, Rovatin per Dapiran, cerca di pescare Bratkovic che non intercetta il pallone, quindi sfuma malamente questa azione d'attacco e quindi imposta dall'altra parte la manovra Cassano Maniago con Branca, Moretti per Mazza, chiama l'azione, quindi Moretti. Trieste che ha un po' cambiato il modulo difensivo. Sì, è passata in 5-1 già da qualche azione con Bratkovic centravanti e probabilmente il cambio di difesa, sì, perché la 6-0 non è che funzionava molto. Erano entrati subito in partita, ecco, sono entrati in partita i tiratori di Cassano. Ha voluto cambiare un po' la difesa per anche per limitare i continui incroci che classici del gioco di Cassano. Però anche la 5-1 non sta funzionando, forse c'è anche bisogno di qualche parata dei portieri. Ovviamente i portieri devono essere anche supportati da una buona difesa, però si sa benissimo che basta anche una parata per sbloccare sia il portiere ma anche per dare un po' di coraggio alla difesa. Quindi Bratkovic prova il tiro e c'è la respinta di Ilic e poi la ribattuta che di Dapiran che porta Trieste a 6 reti contro le 10 di Cassano Maniago. Trieste che, diciamo, ha in questi ultimi 5-6 minuti invertito la rotta, ovviamente per fare più attenzione nel reparto difensivo. Trieste che, come dicevamo, da qualche minuto ha cambiato il modo di difendere, dalla 6-0 è passata alla 5-1. Tiro dalla lunghissima distanza da parte di Fantinato che non va, quindi Trieste si pone in avanti e finta Rovatin al centro per Dapiran, Rovatin, Dapiran chiama lo schema per Popovic, Dapiran, quindi Rovatin, Dapiran, Popovic, Bratkovic,
da Piran Bratkovic. Trieste che prova a forzare, quindi dall'altra parte blocca il contropiede Zoppetti, quindi possesso ritorna in mano dei giuliani con Bratkovic, da Piran Popovic, da Piran Rovatin. Rotazione di palla da parte di Trieste, che attualmente si trova sotto di 4 reti, 6-10. Popovic fermato in maniera fallosa, e qui c'è anche la munizione a Moretti. Si riprende quindi a giocare Popovic, fallo ai danni di dei giuliani, qui ci saranno i 7 metri. Tiro dai 7 metri, giusta secondo te questa? Sì, sì, sicuramente era un rigore. È importante per noi che i pivot diano il loro contributo. E ovviamente è un ruolo tra virgolette passivo, non che non va a creare gioco, ma devono un po' lavorare per la squadra. E è importante che vengano coinvolti e che loro si facciano coinvolgere all'interno del gioco. E quindi realizza la settima rete sul tiro di rigore Bratkovic, 10 Cassano, Trieste 7. Quindi Mazza, Moretti per questa penetrazione e la rete da parte di Lamendola, giocatore molto esperto, che porta quindi a 11 le reti di Cassano. Quindi Visintin, Rovatin per Dapiran, Rovatin, Dapiran, Popovic, Dapiran, Rovatin, Dapiran, Popovic, Dapiran, Rovatin, Dapiran, Rovatin che finta il tiro, poi a retra in palleggio Dapiran che prova il tiro e la respinta da parte di Ilic, poi fallo in attacco da parte di capitano Visintin, e si pone subito in avanti la formazione di coach Kolec, che rallenta un po' l'azione offensiva. Sì, beh, purtroppo contro questa 6-0 loro stanno molto piatti e purtroppo come formazione non è che abbiamo dei grandissimi tiratori dai 9 metri, quindi non riusciamo a trovare gli spazi per attaccare bene questa difesa. E dovremo cercare di farli muovere un po' di più e cercare magari più soluzioni sulle ali o appunto come abbiamo visto prima dai pivot. 11-7 quindi per Cassano Maiago il punteggio, con gli ospiti ad avere il possesso palla, in Mazza per Moretti, poi si accentra Amendola, quindi Moretti, il tiro che va sopra traversa da parte di Mazza, però gli arbitri avevano fischiato prima infrazione ai danni di Cassano, quindi il possesso rimane in favore degli ospiti. Anche in questo caso azione molto macchinosa. Sì, adesso Cassano sta cercando di, ecco appunto, sta attaccando la nostra 5-1 con dei raddoppi di pivot, prima con i terzini, con le ali, oppure adesso in questo caso con Mazza col centrale, e per mettere un po' in difficoltà anche il centravanti, di vedere dove va, che decisione prende, se andare su un terzino o tornare in 6-0. E hanno un po' sicuramente più pazienza, si vede che è una squadra un po' più tranquilla e più serena e non hanno chissà cosa da perdere. Ecco, sicuramente per noi è una partita molto molto più importante e delicata rispetto al Cassano. Quindi Moretti per Ilic, Moretti per Mazza, Moretti a chiamare lo schema offensivo,
Moretti per Mazza. Moretti da 17 il punteggio in favore di Cassano. Azione quindi che lo Battista cerca di quindi riproporsi in avanti da Piran. Popovic, Rovatin, Popovic prova il tiro che va a finire nell'angolino destro della porta difesa da Ilic. Trieste 8, Cassano Magnago 12, quando mancano poco più di 9 minuti alla conclusione della prima frazione. Partita comunque molto molto vivace e ricca di spunti. Ma sì, è importante che Nicola prenda fiducia nel suo tiro, nel tiro dai 9 metri, che vada bene deciso. E appunto, come dicevo prima, non avendo grandi tiratori, Nicola è sicuramente uno di quelli che può tirare dai 9 metri, e se gli vanno dentro qualche gol, poi la difesa è costretta anche ad uscire su di lui e si trovano più spazi sui 6 metri. E qua c'è bruttissimo fallo. Vediamo cosa diceranno gli arbitri in questo caso. Un fallo veramente da espulsione a nostro avviso. Speriamo che non sia nulla di grave, ma sicuramente si è visto che è scivolato, ma però è stato veramente un brutto fallo che per regolamento dovrebbe essere da rosso sicuramente. E vediamo un attimo la decisione degli arbitri, sono sempre situazioni un po' delicate, soprattutto perché viene messa anche a rischio l'incolumità del giocatore, che tra virgolette nel regolamento è la cosa più importante adesso da seguire. Speriamo ovviamente nulla di grave. Vediamo cosa gli arbitri decideranno in merito. Nel frattempo il gioco si è fermato, ma si è quindi rosso. Quindi c'è stata l'espulsione. Espulsione quindi ai danni di Fantinato. Espulsione diretta. Sì, Cassano sicuramente perde una pedina importante sia in attacco che anche in difesa. Adesso probabilmente giocherà Bortoli terzino e Saita alla destra, e vediamo un attimo Colez come riadatterà la squadra. Sicuramente ha giocatori importanti da rimpiazzare, ecco, non hanno grossi problemi, però Fantinato sicuramente è un giocatore importante. Ripeto, anche secondo in difesa, ha una forza fisica importante, anche se non sembra grosso fisicamente, ma ha una notevole forza fisica, è un ottimo difensore e un buon attaccante. Quindi si riprende il gioco. Cassano Magnago a orchestrare la manovra offensiva con Moretti, quindi Mazza, Moretti dalla parte opposta, Trieste che sta giocando sempre con la difesa 5-1 piuttosto alta in questo caso. Poi Moretti che in palleggio pesca la mendola. Abbiamo visto che comunque penso che Bortoli abbia dei problemi fisici, e quindi Colez ha dovuto mettere la mendola alla destra, che per la nostra difesa e va comunque bene per l'attacco di Cassano, perché lo possono, come abbiamo visto, fare raddoppiare e giocare come due pivot, quindi senza stravolgere il loro gioco d'attacco. E è messo terzino destro Saita, che poi nel raddoppio del pivot va a scivolare sul ruolo dell'area e sul ruolo naturale. Tiro di rigore quindi per Cassano Magnago, si incaricherà della battuta Moretti contro Milovanovic, e c'è la rete della formazione ospite, che ora è tornato a condurre di 4 lunghezze, 13-9, quando siamo giunti al 22esimo minuto del primo tempo. Quindi Dapiran Popovic
Vlatković, giro palla da parte di Trieste, Popovic da Piran, c'è la rete da parte del Trieste, 10 contro le 13 del Cassano Maniago, quindi insomma azione che ha riportato Trieste ora sotto di 3. Gara sicuramente apertissima questa del Palacarbola in questa settima giornata del girone di ritorno, quindi mazza per Moretti che pesca, Saitta che realizza, 14 Cassano, 10 Trieste, Popovic da Piran, Popovic in palleggio, quindi da Piran per Bratkovic, da Piran Popovic, da Piran arretra, poi pesca Rinaldo che subisce fallo, il possesso rimane sempre in favore dei giuliani, quindi da Piran fermato in maniera fallosa da Dorio, 9 metri per i giuliani, quindi Popovic che imbecca Bratkovic, ma il pallone era oltre la riga, quindi nulla di fatto, risultato sempre ancorato sul 14-10 per gli ospiti quando mancano poco meno di 6 minuti alla conclusione del primo tempo. È triste, non ha giocato benissimo questo ultimo attacco, era in inferiorità numerica, ha fatto uscire il portiere, ha giocato con 6 giocatori di ruolo, però la difesa ha difeso bene, è così importantissima la prima parata di Milovanovic, speriamo che i portieri di Trieste si sblocchino. Quindi da Piran Popovic che prova la penetrazione, viene fermato in maniera fallosa, tiro quindi dai 7 metri per la formazione di casa. Si incaricherà della battuta Bratkovic. Gioco momentaneamente fermo per permettere di asciugare il parquet. A tuo avviso, quale potrebbe essere la soluzione per cercare di accorciare ulteriormente il gap? No, ma sicuramente dobbiamo in difesa migliorare, e stiamo prendendo troppi gol, ma anche troppi tiri facili. Prima ho detto che i portieri non hanno parato, ma perché sicuramente la difesa non ha difeso in maniera buona, e in attacco comunque va benissimo. 10 gol in 25 minuti, anzi 11, e non sono comunque male. 14 gol presi sono un po' troppi. Dobbiamo sicuramente migliorare la difesa schierata e essere più tranquilli in attacco, avere pazienza, e poi le soluzioni si trovano. Diciamo che Trieste forse, anzi sicuramente, ha pagato il gap iniziale, una partenza piuttosto negativa. Ma sì, siamo partiti un po' contratti, ma è normale. Quando si gioca, si è in certe posizioni in classifica, poi diciamo che anche giocare con l'ansia addosso non è facile, ma ci siamo un po' sbloccati. Adesso vediamo anche come la situazione di Rovatin, che comunque per il fallo di prima non è più rientrato in campo, e speriamo che recuperi, perché senza Milovic e senza Rovatin, che sono tra virgolette due dei tre terzini titolari, è difficile giocare, però bisogna trovare nuove energie, nuove risorse anche dagli altri giocatori, e questo è importante. Vediamo che Popovic comunque si è preso abbastanza sulle spalle l'attacco, come da Pirana. Adesso non ci sta l'espulsione di 2 minuti di Di Nardo, un po' forse ingenuo, ha un po' proseguito nel suo fallo, è tenuto da dietro l'attaccante che con furbizia si è buttato per terra, e 2 minuti ci possono stare. Quindi si riprenderà con questi 9 metri Dorio per la Mendola.
quindi Mazza, Lamendola per Moretti, Lamendola, Mazza che pesca, perde palla e qui Trieste può ripartire. Trieste deve sicuramente ragionare per cercare di ritornare ulteriormente in partita per recuperare questo distacco che ora è di 3 lunghezze, quindi Visintin da Piran per Popovic, da Piran, Popovic, Latkovic, Popovic, palleggia, prova il tiro e trova la rete. Trieste 13, Castel Magliago 15. Ora sono due le reti che separano le formazioni. Quindi Lamendola per Mazza che in elevazione pesca il compagno e realizza Lamendola, vera spina del fianco della difesa di Trieste. Sì, diciamo che comunque in inferiorità numerica Trieste ha preso un gol dal pivot, ci può stare, ecco. Adesso è importante non perdere palle a questi pochi secondi che ci restano di ritornare tutti in campo. Vediamo che comunque il portiere è uscito, quindi giochiamo 6 contro 6 in attacco, è fondamentale non perdere la palla, ecco, come non detto, per prendere gol porta a porta, che per fortuna Ilic ha tirato fuori, però ci sta, bisogna, per giocare così senza portiere bisogna rischiare, e ha premiato Trieste in questo caso. Quindi i biancolossi in avanti con Bratkovic, Popovic da Piran, Popovic prova il tiro ma viene fermato da due giocatori di Cassano, quindi 9 metri per Trieste, da Piran, Popovic da Piran, Rovatin da Piran, sì. Quindi Popovic, c'è la parata da parte di Ilic, ma il possesso rimane in favore di Trieste che quindi si propone nuovamente in avanti. Trieste che deve ragionare per cercare di accorciare ulteriormente. Altra parata da parte di Ilic su tiro di Popovic, 30 secondi alla conclusione del primo tempo e minuto di sospensione. Sì, abbiamo visto che senza Rovatin e senza Milovic giochiamo con Da Piran, Popovic e Stojanovic terzini. Io ancora quando allenavo parlavo con Nicola, che gli ho sempre detto che se si rende conto delle capacità che ha può essere un ottimo giocatore. Purtroppo è un ragazzo talmente buono e ha bisogno di entrare in fiducia. Oggi è entrato subito in fiducia, abbiamo visto che comunque si è preso delle responsabilità importanti e sta comunque facendo un'ottima partita. È stato sfortunato in questi ultimi tiri, poteva starci rigore in questa ultima occasione, però spero che il secondo tempo rientri Nicola con questa sua in fiducia, ecco, per portare, per tenere Trieste a galla. No, non siamo ancora lì, siamo sotto di 3. Cassano sta facendo un'ottima partita, ma noi stiamo meritando comunque di giocarcela alla pari anche con loro. Tra l'altro ricordiamo che proprio Popovic in passato ha vestito la maglia di Cassano, quindi è un ex della formazione lombarda. Si prende quindi a giocare per questi ultimi 30 secondi del primo tempo con i lombardi che si pongono in avanti, Branca per Moretti, poi Mazza, Lamendola al centro per Moretti, quindi Dorio per Mazza, Moretti in palleggio, prova la conclusione, trova la rete. 17 Cassano, 13 Trieste, da Piran da quasi metà campo prova la conclusione, ma questa va a sbattere sul muro di Cassano Magnago.
quindi nulla di fatto. La prima frazione si conclude con Trieste 13, Cassano Magnago 17. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa del primo tempo, ritorniamo tra qualche minuto per la seconda frazione.
Ben entrati per il secondo tempo di Palamano Trieste Cassano Maiago al Palacarbola di Trieste per la settima giornata del girone di ritorno. Ricordiamo il primo tempo che si è concluso con la formazione ospite avanti per 17-13. Andiamo quindi a commentare questi primi 30 minuti con coach Carpanese. Che partita così hai visto dal tuo punto di vista? Ma sicuramente il primo tempo è stato di valore, sicuramente un passo in avanti rispetto alle ultime partite di Trieste, e si è vista una scossa che sicuramente è dettata dal cambio di panchina, ma come ho detto più volte, i giocatori hanno un po' cambiato, hanno cercato di far gruppo e si stanno impegnando al 100% per superare questo momento di difficoltà. Entriamo quindi in cronaca, Rovatin, Popovic, Lapiran, Popovic, Rovatin, Bratkovic, quindi Popovic, per questo tiro da parte di Rovatin, la parata dell'estremo difensore del Cassano, quindi Giotto rimane sempre ancorato sul più 4 per i Lombardi che ora si portano in avanti, Lamendola per Moretti, quindi Mazza, Moretti, Lamendola, Moretti, Mazza, Moretti, Mazza, poi Pesca, Riva che coglie il palo, quindi nulla di fatto, sempre più 4 Cassano, quindi Trieste può ripartire cercando di accorciare. Rovatin per Dapiran, Bratkovic, è importante che Rovatin sia ritornato in campo, ha superato il problemino fisico e deve prendere un po' in mano il gioco della squadra. Magari abbiamo visto anche prima un tiro in sottomano un po' forse affrettato, però dovrebbe un po' più cercare, essere più tranquillo e cercare più la soluzione per i compagni. Qui da Piran per Popovic, da Piran, Popovic prova il tiro e viene spinto in maniera fallosa e quindi 7 metri per Trieste, spinta piuttosto evidente e giusta la decisione della coppia arbitrale. Sì, Popovic si è buttato tra primo e secondo, è stato spinto da Mazza, il rigore ci sta, è importante segnarlo per accorciare le distanze. Quindi Bratkovic contro Monciardini e trova la rete Adam Bratkovic, Trieste 14, Cassano 17, quindi Lamendola per Saitta, Lamendola, poi Mazza per Saitta, Mazza, Saitta, rotazione di palla al centro per Lamendola, per il Cassano Maiago che arretra, Moretti, poi perde palla e Mazza, Trieste in contropiede, prova il tiro da Piran, ribattuto, poi posso rimanere sempre in favore dei triestini che ora ragionano per questa azione d'attacco. Un vero peccato aver sprecato questa occasione, ma il posto rimane sempre in favore di Giuliani. Sì, abbiamo visto che la difesa di Trieste è cambiata ancora, sono andati a uomo su Moretti, adesso un ottimo doppio appoggio di Dapiran e riporta sotto di 2 Trieste. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, la squadra è determinata, importante, e stiamo giocando oltre con il carattere, ma stiamo riuscendo anche a trovare buone soluzioni in attacco. Quindi Trieste che ora si porta sotto di 2 lunghezze, quindi Lamendola per Mazza. Trieste sta pressando in maniera molto più importante, parata da parte di Milovanovic, e quindi molto molto importante per l'economia di gioco
questa parata dell'estremo difensore di Trieste e con i Giuliani che possono accorciare ulteriormente il divario. Sì, ottima la parata di Milovanovic, sicuramente Saita è stato un po' spinto da Popovic, l'arbitro ha lasciato il vantaggio e adesso Trieste può ancora accorciare ulteriormente le distanze. È importante adesso non farsi prendere a frenesia, bravissimo Popovic a segnare dai 9 metri. E la difesa di Cassano è un po' passiva in questo caso, e hanno perso un po' di aggressività e Kolec è costretto a chiamare time out. Trieste ha preso fiducia e Cassano deve un po' ritrovare la quadra. E penso che comunque anche loro abbiano dei giocatori un po' con problemi fisici, perché non gioca nei Balli né Possamai, che sono due ottimi terzini, e con l'uscita di Fantinato sarebbero stati utili anche Bortoli, e sarebbero stati utili in questo momento di difficoltà. Approfittiamo per ricordare che nel prossimo turno, programmato per la vigilia di Pasqua, Trieste andrà a Siracusa, quindi trasferta lunghissima per i Giuliani, mentre Cassano Maniago ospiterà tra le proprie mura il Siena. Ricordiamo inoltre che per quello che concerne Trieste, i biancorossi devono recuperare la partita in terra toscana contro il Siena e poi anche quella con Cingoli. Quindi due partite da recuperare per i Giuliani, che attualmente prima di questa hanno giocato 18 gare. Sì, sicuramente Trieste deve recuperare queste due gare che sono importantissime, ma anche sabato con Siracusa è importante. Però oggi si gioca, siamo andati sotto di uno. Cassano sta giocando sempre con l'Amendola nel ruolo di terzino, che andrà a raddoppiare, ma con la 5-1 poi Mazza si ritrova abbastanza isolato nel ruolo di terzino, appunto, e questo qua porta anche a palle perse. È importante adesso segnare la seconda fase. Popovic per Dapiran che pareggia i conti, 17 pari, quindi gara completamente riaperta al Palachiarbula. Ricordiamo che Trieste negli ultimi minuti del primo tempo, in questo avvio di ripresa, è partita con il piglio giusto e ha trovato il pari, quindi noi prendiamo la cronaca con il Cassano Maniago in avanti, con Mazza, poi l'Amendola e c'è il tiro di rigore per Cassano. 2 minuti ad Apirana. Si sta discutendo in campo. C'è un po' di confusione. Sì, probabilmente il fallo subito è stato commesso da Bratkovic, gli arbitri non hanno visto bene, hanno dato 2 minuti ad Apiran. Quindi Trieste dovrà giocare per 2 minuti con un uomo in meno. Dal versante opposto, tiro di rigore in favore del Cassano, si incaricherà della battuta Moretti, finta e poi realizza, più uno Cassano, 18 a 17, quando siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo. Però, come dicevamo poc'anzi, gara completamente riaperta. Sì, adesso Trieste gioca ancora senza portiere, mettendo Pernic a due pivot. Importante non perdere la palla in queste occasioni e cercare di trovare una soluzione semplice, magari dai 6 metri. E Popovic in palleggio per Rovatin. Finta il tiro, poi Popovic nuovamente prova a centrarsi, che libera. Ottimo passaggio a Di Nardo, ci potevano stare anche i 2 minuti a Mazza. E Di Nardo, piccolo problema fisico alla caviglia,
sarebbe una perdita importante soprattutto per la difesa, ma anche per pivot. E Cassano trova un gol semplice con un po' noi che siamo rimasti un po' a dormire su, aspettando il rientro di Di Nardo. Rete, 19esima rete siglata da il Cassano con Saitta, quindi più uno per la squadra che ora sta difendendo. Popovic, Rovatin, Bratkovic per Rovatin dal versante opposto, la rete del capitano, 19 pari, rete di Visintin, grande equilibrio. Gran gol di Visintin, e abbiamo visto Rovatin non è andato a cercare una soluzione individuale, ma ha cercato di fare la soluzione per il compagno. È importante che Jack è giovane, è importante che riesca a prendere in mano il gioco. Non è facile la sua età, però è un ragazzo intelligente, ha grandi doti e può farlo sicuramente. Quindi Mazza per Bassanese, Mazza per questa infrazione commessa ai danni del giocatore di Cassano da parte della difesa del Trieste. Gioco fermo per permettere di asciugare il campo di gioco. Ricordiamo il punteggio di perfetta parità fra Trieste e Cassano Maniago, 19-19. Quando siamo giunti quasi all'ottavo minuto della ripresa, si riprenderà quindi a giocare con i 9 metri per gli ospiti, con Dodio che si appresta alla battuta. Sì, Cassano ha portato Bassanese, che è un'ala terzino, mettendo la Mendola alla sinistra. Sicuramente in parità numerica contro la 5+1, Cassano ha perso qualche pallone di troppo, è importante per loro di non perdere questi palloni facili, perché dopo i contropiedi, oltre ad essere una soluzione facile per Trieste, ma danno anche coraggio, e abbiamo visto come sono entrati in partita. Quindi Moretti per Mazza, la Mendola, si accentra il baricentro di Cassano Maniago e Moretti realizza la rete del nuovo vantaggio, 20-19. È triste quindi che deve cercare di pervenire al pareggio per rimanere agganciata all'avversaria. Visintin, Popovic per Rovatin, Dapiran, Rovatin, Di Nardo, Dapiran, Popovic, non riesce ad agganciare Di Nardo, quindi in contropiede Cassano Maniago prova la conclusione con Saitta, doppia parata da parte di Milovanovic, che si oppone in maniera veramente importante alle due conclusioni dei Lombardi, che comunque mantengono il possesso palla, ma veramente due parate notevoli da parte dell'estremo difensore Rabardato. Sì, Milovanovic è entrato bene in questo secondo tempo, è importante che prenda fiducia anche lui, ma è sicuramente un ragazzo con la faccia tosta che non si fa intimidire da un primo tempo magari non brillante. E adesso abbiamo visto che con un po' di parate, con le parate dei portieri, siamo riusciti a rientrare in partita, e dobbiamo continuare a difendere così. Nell'azione prima, il gol di Moretti, Rovati magari poteva uscire un po' più aggressivo, perché Moretti lo conosciamo benissimo, un grande tiratore dai 9 metri, se poi va a tirare dai 8-7 metri è ancora la vita più facile. Quindi gara completamente aperta questa del Palacchiarbola in questa settima giornata del girone di ritorno.
fra due formazioni che stanno dando vita a una partita veramente avvincente e senza esclusione di colpi. Il posto in palio è sicuramente notevole. Di Nardo c'è la parata, ma il tiro dai 7 metri sarà per Trieste. Decisione sicuramente giusta quella della coppia arbitrale. Sì, è stato un buon passaggio di Bratkovic per Di Nardo, e girandosi il difensore di Cassano era con i piedi su di 6 metri, il rigore ci può stare. È ottima la parata di Monciardini, un bravissimo portiere, sicuramente Cassano tra Ilic e Monciardini ha una delle coppie più forti del campionato, e la rimessa comunque è per il Trieste che resta in attacco. Rovatin Popovic per Rovatin da Piran, Rovatin Popovic al centro per Rovatin da Piran, Rovatin Popovic per Bratkovic che si accentra, poi Popovic da Piran, Rovatin da Piran per Popovic da Piran che perde palla ma la riconquista da Piran per Bratkovic che pareggia 20-20 all'undicesimo del secondo tempo. Permane quindi grande equilibrio in questo match tra due formazioni che stanno esprimendo sicuramente una buona palla a mano. Sì, c'è adesso Trieste ha reagito, un'ottima parata di Milovanovic, abbiamo raggiunto il pareggio, è importante questa palla qua, perché è sempre facile magari con l'orgoglio riuscire ad acciuffare il punteggio in pareggio, ma la cosa più difficile è dopo passare in vantaggio, è importante questo attacco. Cassano ha qualche difficoltà in attacco contro la 5+1, si vede che la mancanza dei terzini si fa sentire anche per loro. Quindi Popovic, Bratkovic per da Piran, resta a cercare conclusione, sta giocando al limite del passivo la formazione di coach Ilic. Quindi da Piran deve assolutamente tirare, parata da parte di Monciardini, quindi azione del possibile più uno che non va, e quindi si rimane ancorati al pari 20-20. Sì, Trieste ha riacciuffato il punteggio con l'orgoglio, col carattere, con la determinazione. Adesso è importante anche prendere un attimo di fiato e ragionare un po' di più in attacco e fare le scelte giuste tatticamente. Trova la rete Cassano, ma vediamo cosa indicano gli arbitri. Affibbiano 2 minuti a Rovatin dopo questa conclusione vincente. A tuo avviso? Sì, ci può stare, ma Moretti e Mazza hanno fatto un'ottima azione, con Mazza che si è buttato tra primo e secondo, Rovatin ha spinto e come prima hanno dato 2 minuti al giocatore di Cassano e giustamente con lo stesso metro di giudizio hanno dato 2 minuti a Rovatin. Adesso giochiamo ancora senza portiere e giocheremo con i due pivot Pernic e Di Nardo e Popovic e da Piran a terzini. È importante cercare di trovare la giusta soluzione senza perdere palla. Quindi Bratkovic per da Piran, Bratkovic da Piran, Popovic per Visintin, Popovic da Piran, Bratkovic in palleggio al centro per Visintin, poi da Piran, Popovic prova il tiro e realizza la rete del pari 21-21. Grande rete da parte di Popovic, dicevi che deve trovare nel primo tempo che deve trovare coraggio e in effetti ha trovato una giusta reazione nella ripresa. Ma Nicola sta giocando benissimo, sta giocando come che può giocare, come sa giocare.
è entrato in fiducia disputando un ottimo primo tempo, gli sono entrate le prime soluzioni. E è importante adesso che manca, che mancano i terzini, che manca un po' Rovatin e Milovic, è importante che lui si prenda le sue responsabilità e che gli altri anche giocano per lui anche. Più uno Cassano, 22 a 21, quindi Blažković da Piran, Visintin da Piran, Visintin da Piran, Blažković da Piran, Di Nardo per da Piran, Di Nardo palleggia al centro per Blažković, Visintin dall'angolo, poi da Piran, Popovic, grande rete da parte di Popovic che di finta e controfinta va a trovare la conclusione vincente. Non era facile, ma ha fatto un'azione veramente spettacolare Popovic in questo caso. No, sicuramente ha fatto un ottimo tiro, adesso il Cassano ha trovato un'ottima soluzione di superiorità numerica e dobbiamo avere, siamo in parità numerica e adesso dobbiamo giocare con la testa anche per prendere un attimo di fiato, perché i primi 15 minuti del secondo tempo sono stati tutti in apnea e Cassano vediamo che ha cambiato difesa con Bassanese centravanti in 5-1, vediamo un attimo come reagisce l'attacco di Trieste. 23 a 22 per Cassano, Trieste palla in mano con da Piran che realizza il gol del pari, come dicevamo combattutissimo questo secondo tempo, veramente molto molto vibrante, mancano 14 minuti alla conclusione della partita, ma veramente si è saliti come dicevi poco fa, veramente molto di intensità. Ma sì, anche questo attacco qua è stato molto bravo Nicola ad attaccare deciso sul centro dietro con il blocco del pivot lì di Di Nardo, uscito centro dietro, passaggio lungo per l'altro terzino a tagliare fuori il centravanti, è venuta fuori una bellissima scalata e lo spazio tra primo e secondo per da Piran. Si riprenderà a giocare a breve con 9 metri da parte battuti da parte di verranno battuti da parte di Lamendola, poi Bassanese, il tiro vincente di Saitta che riporta nuovamente avanti Cassano di 1, 24 a 23, Blažković, Rovatin, poi da Piran, Popovic, da Piran, Popovic, da Piran, Rovatin, Blažković per Rovatin, quindi fermato in maniera fallosa da Piran. E nel frattempo quindi c'è il minuto di sospensione utile a far rifiatare le squadre. Che finale ti aspetti? Ma speriamo punto a punto. Per adesso non abbiamo visto nessuna delle due squadre prevalere rispetto all'altra. Da una parte Popovic sugli scudi, dall'altra parte Cassano con Mazza e con Saitta e con Moretti sta facendo molto bene e si vede che è una squadra che comunque sa giocare ed è in un certo punto in classifica, ecco. Quest'anno magari non ha raccolto quanto che ha seminato precedentemente, è a metà classifica, però è una squadra quadrata, tosta sempre da affrontare, che gioca bene, allenata bene, con dei ragazzi giovani e di valore. Diciamo che io anche aggiungerei Milovanovic, che tra i pari ha fatto veramente dei buoni interventi in questo secondo tempo. Sì, sicuramente i portieri sono fondamentali nella pallamano e avere un ottimo portiere ti può portare a grandi risultati.
Milovanovic è entrato benissimo in questo secondo tempo e la difesa dovrebbe essere ancora più forte. Magari abbiamo visto Saita che comunque è andato a tirare molto con tanto spazio, e forse dovremmo chiudere un po' più di qua sulla loro ala destra e magari cercare di lasciare un po' più libero all'ala sinistra la Mendola, che magari non è nel suo ruolo naturale e magari potrebbe portare qualche errore in più. Adesso Rovatin va a tirare in sottomano un po' un tiro complicato, ma che lui ha nelle sue corde e deve prendere fiducia anche lui. Non sta giocando bene, ma non ha trovato il gol con i suoi tiri, però sta giocando per gli altri. Jack deve stare tranquillo, è un giocatore forte e lo dimostrerà. Entriamo quindi in cronaca con Saita per Bassanese, poi l'azione offensiva di Cassano prosegue, che deve cogliere traversa piena, un po' fasi concitate in questo caso, con il Cassano che stava giocando proprio al limite del passivo in questa azione d'attacco. Sì, respinta un po' sfortunata, andata in mano alla Mendola, molto bravo e molto attento, è un giocatore esperto che gioca di furbizia, e gli è arrivata proprio la palla in mano e Di Nardo ha difeso in area, giustissimo il rigore. Quindi Moretti contro Zoppetti, Moretti realizza più 2, Cassano 25 a 23 il punteggio. Quindi Dapiran, Rovatin, Bratkovic, Dapiran, Popovic, Dapiran per Rovatin, Dapiran, Popovic, Visintin per Popovic, che trova a prova il tiro, ma c'è la respinta da parte di Bonciardini, che è autore di due ultimi interventi veramente notevoli da parte dell'estremo difensore di Cassano. E quindi ora sono gli ospiti ad attaccare, avanti di due lunghezze, 25 a 23. Sta difendendo a uomo Trieste, ha cambiato per l'ennesima volta difesa e trova la rete Mazza, 26 a 23. Quindi da Piran, Rovatin, Bratkovic, prova a incunearsi, poi Dapiran per Popovic, Dapiran, Rovatin, Dapiran, Popovic, Visintin, Dapiran, Popovic, Rovatin, finta il tiro, poi il passaggio per Bratkovic, che realizza la 24esima rete contro le 26 di Cassano. Sì, è un buon tiro di Bratkovic, è un giocatore di livello che quell'angolo lì sta nelle sue corde. Trieste è un po' stanca adesso, è passata in 4-2 su Mazza e Moretti in difesa. È importante adesso più in attacco fare un'ottima difesa per magari appunto cercare delle soluzioni facili in contropiedi. Gran gol di Saita dai 9 metri. Popovic, diciamo che poteva essere un po' più aggressivo. Bravo Saita comunque a trovare questa soluzione. Cambiano di nuovo i portieri Trieste, mette dentro Zoppetti al posto di Milovanovic. Qui Trieste in attacco, Dapiran, Popovic, Visintin, Dapiran, Popovic, Dapiran, che imbecca Visintin, parata da parte dell'estremo difensore di Cassano. Quindi tutto rimane invariato, Trieste 24, Cassano 27, ora la possibilità di incrementare ultimamente il divario. Trieste ovviamente deve fare attenzione e cercare di rimanere a contatto in questi ultimi poco più di 9 minuti di partita. Sì, Cassano sta facendo la loro partita, ecco, è importante difendere, rubare palloni e cercare gol facili. Gol in contropiede
di Rovatin. È importante perché lui anche adesso, sbloccandosi, magari prende coraggio, ma è un ragazzo che ha una faccia tosta, non si fa intimidire da qualche tiro sbagliato, deve continuare così. Mazza per Saitta, quindi Bassanese in palleggio, poi c'è il tiro e la rete da parte di Lamendola. 28 Cassano, Trieste 25, con i biancorossi subito in avanti da Piran per Di Nardo, che non riesce a conquistare il pallone, in contropiede realizza la formazione lombarda con Bassanese la rete. Scusate, 29-25, più 4 per Cassano. Questa deve cercare di affrettare un po' i tempi per ritornare in partita, quindi Rovatin per Di Nardo, che realizza la 26esima rete per Trieste contro le 29 di Cassano. Dobbiamo tornare a difendere, cioè Trieste deve tornare a difendere, ovviamente che parlo con il noi, tra virgolette, perché mi sento ancora parte di questa squadra, ma e sicuramente adesso è un momento difficile, siamo un po' KO fisicamente, Max non è, Di Nardo non è al meglio, Visintin ha 40 anni e sta giocando come un giovincello. Altro gol di Moretti, e il portiere qua un po' colpevole. 26-30 il punteggio, quindi Di Nardo dai 9 metri si appresta alla battuta. Rovatin, Popovic, Rovatin dalla parte opposta per Dapiran, poi al centro mette per Rovatin, Popovic, Rovatin, Dapiran, Popovic, Rovatin che imbecca Visintin, poi sue mani sempre fuori di Trieste con Popovic per questa conclusione, rete importante di Di Nardo, che Trieste quindi si porta a 27 contro i 30 di Cassano. Gara sicuramente ancora aperta quando mancano poco più di 5 minuti e mezzo alla conclusione della partita, ma veramente i giuliani devono cercare di aumentare ultimamente l'intensità per rimanere in partita con ora i lombardi che quindi conducano l'azione offensiva con Bassanese che prova il tiro che va fuori, quindi Zoppetti per Visintin, poi da Piran, Visintin, Popovic, da Piran, Popovic, Rovatin, da Piran, Rovatin, da Piran, Rovatin nuovamente, poi Di Nardo per questo tiro da parte di Popovic, contropiede di Cassano, Lamendola aggancia il pallone, poi la mette al centro e la riconquista, quindi Bassanese allentano un po' l'azione offensiva, giocano un po' più calma e fanno passare il cronometro gli ospiti, che si apprendono diciamo piuttosto comodo in questo frangente, essendo avanti di 3 e mancando 4 minuti e mezzo alla fine. Sì, Cassano sta giocando intelligentemente da grande squadra. Adesso 2 minuti a Rovatin, sembrano un po' eccessivi, ma hanno usato sempre questo metro di arbitraggio. Se spingi l'avversario mentre va a tirare, ti danno 2 minuti. Bisogna essere consapevoli di questo. Jack prende 2 minuti. E Cassano sta giocando intelligentemente. Hanno registrato la difesa alla 6-0. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà ad attaccarla. Adesso è uscito di nuovo Zoppetti per lasciare il posto a Pernic. È importante Trieste non farsi prendere troppo dalla frenesia. Mancano 4 minuti. Bisogna tornare a giocare e cercare di recuperare
il gap passo dopo passo. Quindi Popovic per da Piran, Popovic Visintin, parata di Monciardini, autore veramente di gli ultimi interventi che hanno permesso di dare là al vantaggio ospite. Sì, difesa buona di Cassano, portiere ha parato quello che doveva parare, anche di più. E Trieste aveva trovato una buona soluzione da Visintin all'ala, è stato bravo Monciardini. E i portieri sono fondamentali nella pallamano. Quindi prendiamo la cronaca, 3 minuti alla fine, possesso palla in favore di Cassano che prova la conclusione, si oppone l'estremo difensore di Trieste, quindi imposta l'azione Trieste da Piran, Popovic da Piran, Bratkovic palleggia per da Piran che trova Popovic, poi c'è il 2 minuti che vengono affibbiati a Saitta. Sì, 2 minuti per un tocco di piede, e non so, io onestamente non li avrei fischiati perché è stato tra virgolette Popovic che passando per Visintina ha tirato la palla sul piede di Saitta, non è riuscito neanche il tempo di spostare il piede, quindi tra virgolette non ha volontariamente allungato il piede per far bloccare il passaggio. Meglio così per Trieste. Cassano dovrà difendere un uomo in meno, fondamentale per Trieste, ecco. Contropiede, rete. Rete di Bassanese. Trieste giocando con l'uomo di movimento ovviamente ha rischiato, quindi in contropiede Bassanese ha realizzato la 31esima rete per i suoi contro le 27 per Trieste. Adesso ovviamente si fa molto dura. Alta parata da parte di Moretti su tiro di Visintin, sicuramente Monciardini che ha fatto la differenza di molto in questo secondo tempo per i suoi, che hanno trovato probabilmente l'allungo decisivo grazie alle sue parate, diciamo dal santo opposto, no? Sì, parate sue. Trieste è arrivata nel finale della partita veramente stanca, però hanno dato tutto, non si può rimproverare niente, una reazione c'è stata. Cosa puoi chiedere di più da Visintin? Ha difeso per 60 minuti, ha giocato anche in attacco, ha fatto di tutto, ha sbagliato gli ultimi 3 tiri, ovvio, una certa età, dopo è anche difficile arrivare lucidi dopo 60 minuti. Quindi Bratkovic realizza il 28-32, ma siamo entrati nell'ultimo minuto e la partita ormai diciamo è segnata, quindi vittoria per Cassano. Adesso vedremo come si concluderà per quello che concerne il tabellino, ma la vittoria va ai Lombardi che ora sono sempre in avanti. Palla riconquistata da Trieste, Bratkovic che la perde, poi aggancia Bassanese. Ma l'importante è che Trieste parta con, cioè esca da questa partita con la consapevolezza di essersi giocato alla pari contro Cassano Magnago. Non dobbiamo buttarci giù, sabato è una partita fondamentale. Complimenti veramente a Cassano che ha giocato un'ottima partita, con tutti, anche loro avevano mille problemi di formazione, dai Bali a Possamai che non hanno giocato, l'espulsione di Fantinato, e si vede che è una squadra veramente unita, ma anche Trieste deve pensare che se giocano così anche le prossime partite sicuramente faremo dei punti importanti per la salvezza. Ringraziamo quindi Andrea Carpanese e la partita si conclude con il Cassano Magnago che espugna il Pallacarbola con il punteggio di 32-28. A me non resta che salutarvi e rimandarvi alla prossima gara interna della Pallamano Trieste. Buon proseguimento di serata.